Il concorso Pittaluga è vivo e vegeto e di buona salute e lo dimostra questa settimana che abbiamo programmato per Alessandria e per il pubblico di Alessandria, molto interessante. Diciamo che nella giuria abbiamo personaggi che arrivano da oltreoceano, dall'Uruguay, dal Vietnam, abbiamo un giurato francese, un inglese, alcuni italiani. E fra i concorrenti abbiamo concorrenti che arrivano da tutto il mondo, soprattutto gli orientali. E spiegavo durante la conferenza stampa che appunto sono pochi ormai i concorrenti che possono permettersi anche di viaggiare per partecipare a questi concorsi, perché è diventato molto impegnativo, ecco, il costo del viaggio. Il concorso si snoda dal lunedì al sabato, ma lunedì pomeriggio, martedì mattina e pomeriggio, mercoledì mattina e pomeriggio e giovedì mattina e pomeriggio avremo le eliminatorie e le semifinali. Tutti i concorrenti dovranno prodursi con un programma a loro scelta, di cui però ciascuno ha un brano obbligatorio. Quindi ci sarà modo, diciamo, per la giuria di valutare il modo diverso in cui viene suonato questo brano. La semifinale sarà il giovedì, il lunedì sera c'è un concerto di inaugurazione a cura di un duo chitarra e bandoneon. In realtà sarà un incontro attorno a un tavolo in cui poi ci saranno queste due persone che suoneranno per presentare i giurati, l'edizione dell'anno, eccetera, al Broletto alle 7 di sera in Alessandria. Il venerdì invece, il giorno in cui i ragazzi si riposeranno perché saranno già stati selezionati i finalisti e avranno modo durante quel giorno di fare le prove con l'orchestra. Il venerdì avremo il mattino i Guitar Corner, che sono degli angoli musicali fatti in centro città, itineranti, in cui alcuni dei ragazzi semifinalisti si produrranno suonando per il pubblico che passeggia per le vie del centro. Invece il pomeriggio avremo un incontro al centro riabilitativo Borsalino, per far sentire il suono della chitarra anche ai malati in riabilitazione. La sera, verso sera, invece, ci sarà un incontro con un progetto internazionale del conservatorio, la Evangelina Mascardi, che è un'argentina che insegna al Conservatorio di Alessandria, ma che è in giuria anche con noi, insieme ad un suo collega svizzero, presenteranno un progetto ai giurati e ai concorrenti che saranno ancora interessati a venire, sull'aiuto e sugli strumenti antichi barocchi. Quindi, insomma, c'è stato tutto un collegamento. Contemporaneamente, il sabato mattina ci saranno anche due giurati del Pittaluga, Carlos Bonel e Chassin, che terranno delle masterclass in conservatorio. Questo è molto bello perché le due istituzioni collaborano volentieri fra di loro e creano delle belle sinergie. Il sabato, giornata di riposo in teoria, in pratica i tre finalisti proveranno il mattino e la sera, a partire dalle 8:30, inizia la serata finale. Invito tutti a venire perché sarà una serata particolarmente bella. Primo perché i concerti di quest'anno sono stati poco sentiti e quindi magari sono un po' delle novità. Secondo perché avremo ospite il figlio di Alirio Diaz e la figlia di Alirio Diaz. Terzo perché abbiamo Vera Danilina, la vincitrice dell'anno scorso, che torna ad Alessandria e chiuderà la sua stagione, suonando con l'orchestra lo stesso di Alessandria. Quindi, insomma, pensiamo di creare una bella serata, questa per il pubblico, per la giuria speriamo che scelga il migliore e di avere poi per il prossimo anno un ambasciatore di talento come è stata Vera Danilina quest'anno per noi.